Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Proseguiamo adesso gli allegrissimi racconti delle apparizioni del Signore risorto che ci accompagneranno tutta questa settimana, che come sapete forma un solo giorno, il giorno di Pasqua, che prosegue per tutta l'ottava. Oggi abbiamo appunto l'apparizione a Maria di Magdala di cui ci parla il Vangelo di San Giovanni. Sapete, questo episodio ha dato anche occasione a grandi artisti di fare delle bellissime rappresentazioni iconografiche. Quando Gesù gli dice non mi toccare, non mi trattenere, in latino non mi tangere, ci sono dei bellissimi quadri e dove si vede proprio Maria di Magdala che cerca di toccare Gesù e Gesù gli dice fermati, non mi toccare, no? E questa apparizione fa comprendere alcune cose. Innanzitutto che Maria di Magdala, purtroppo come tutti, aveva perso la fede nella risurrezione, perché la prima cosa che pensa vedendo il sepolcro vuoto e non riconoscendo gli angeli è che qualcuno avesse trafugato il corpo del Signore, hanno portato via il mio Signore e non solo lo hanno posto. Poi è molto particolare anche il fatto che lei, che conosceva benissimo Gesù, non lo riconosce. Non dobbiamo pensare che Gesù risorto fosse completamente diverso dalle sembianze che aveva quando era in vita. Gesù risorto era lo stesso, era semplicemente sfolgorante e ammantato di luce. Ecco, ma la particolarità che Maria di Magdala non lo riconosce ci comunica una verità molto importante, cioè che Gesù risorto da un lato è la stessa persona, ma dall'altro si trova in una dimensione differente, perché con la risurrezione si manifesta la divinità di Gesù, quindi è lo stesso, ma non è più lo stesso perché si manifesta pienamente come Dio. E sempre ritornando all'omelia che ho fatto nella veglia pasquale il giorno di Pasqua, c'è enorme differenza aver conosciuto o creduto in Gesù semplicemente come un grande uomo, come era prima della risurrezione, e incontrarlo risorto dopo la risurrezione. Perché quando la nostra fede diventa graniticamente fondata sulla certezza della risurrezione, inevitabilmente tutta la nostra vita viene trasfigurata. Ancora, vedete che Maria riconosce Gesù quando Gesù la chiama per nome. Maria, appena sente pronunciare il nome di Maria, si gira e dice ecco il maestro. Che significa quest'altro particolare? Questa è un'altra cosa molto bella. E se ricordiamo il lettore della veglia pasquale che c'era un passo di Isaia che dice tuo sposo è il creatore, ma c'è un altro passo dei profeti che dicono, che dice io sono il Signore tuo Dio che ti chiamo per nome. La nostra individualità, la nostra anima, credo di tutti noi, è un unicum nel corso della storia. Non esiste un altro Leonardo, non c'è. Non esiste un'altra Maria, non esiste un'altra Anna, non esiste un'altra Giuliana, non esiste un'altra Rita, non esiste un altro nessuno. Cioè tu sei davanti a Dio un unicum. Dio ti conosce chiamandoti per nome, cioè non soltanto che ti conosce personalmente. È bello, fratelli e sorelle carissimi, stare davanti a Dio e pensare che Dio conosce e ama me come me, sa tutto di me, ma non solo questo, pensare che lui mi ha creato, io, la mia anima, è un pensiero di Dio che ha preso forma, unico, capite? E Dio ama me e ama te che mi stai ascoltando come se fossi l'unica creatura esistente nell'universo, perché l'amore di Dio c'ha questa particolarità, che ama tutti, ma ama ciascuno come se fosse unico. Bellissimo questo qui. Quando Maria si sente chiamata per nome, riconosce, perché lei questo l'aveva vissuto, Maria di Magdala era stata una grandissima peccatrice e si era sentita amata e perdonata da Gesù nonostante tutto quello che aveva fatto. Quindi ha sentito come l'amore di Dio verso l'anima che lui ha creato è più grande anche di qualunque peccato che noi possiamo aver commesso. Questo per lei non erano chiacchiere o una bella predica ascoltata, era una realtà di vita vissuta. Quindi appena ha sentito chiamarsi per nome, riconoscendo nella voce di Gesù colui che l'aveva amata per quello che era, l'unico che ci ama senza condizioni, senza se, senza mai, totalmente, perché questo è Dio, lo riconosce, apre gli occhi. I Vangeli sono tutti quanti pieni di queste particolarità, vedremo nei prossimi giorni ce ne saranno altre, che identificano il momento in cui Gesù viene riconosciuto con un particolare ben preciso e altamente istruttivo per ciascuno di noi.
Dopodiché Gesù manda, non si fa toccare la Maria di Magdala, i nonni d'angeli dicono che l'ha amata, l'ha perdonata, però Gesù risorto l'ha toccato in primis soltanto la Madonna. Maria di Magdala era un'ex grande peccatrice, e quindi Gesù è stato, prima si è presentato con la sua natura umana presso il Padre, quindi completamente, come dire, incontaminata, e poi si è fatto toccare anche dalle altre creature, gli apostoli, San Tommaso, quando mette il dito nella piaga, eccetera, eccetera, ma prima ha portato l'umanità restaurata e riscattata al cospetto del Padre. Poi, nelle apparizioni seguenti, dopo essersi presentato al cospetto di suo Padre e continuando l'apparizione, ha permesso che tutti loro lo toccassero. Prima di questo episodio, l'unica che l'aveva toccata era stata la Madonna. Non so se avete fatto caso, forse non ci siete mai andati. Nel coro che ci abbiamo qui dietro c'è a un certo punto la dormizione della Madonna. Se ci fate caso, c'è uno dei 12 che stanno intorno alla barra della Madonna, poverino, non so chi sia, che ha le mani troncate, pulsate. Ci avete fatto caso? C'è l'angelo, ora l'arcangelo Gabriele, che gli ha tagliato le mani. Lo sapete perché? Perché cercava di toccare, come dire, il letto sepolcrale della Madonna. La Madonna, come Gesù, è l'Immacolata. Nessuno la tocca, è proprietà di Dio. Se qualcuno si avvicina di toccare le mani, l'arcangelo che viene arriva e chiede tronca, sta qui dietro, sta, quindi questo per far capire come la purezza e la trascendenza di Dio appartiene ad un'altra dimensione, che fino a quando non saremo presso di Lui non è dato a noi peccatori e comuni mortali di poter raggiungere, e quindi deve essere in qualche modo rispettato. Bene, continuiamo a vivere e gustare la gioia di questi giorni, ringraziando il Signore per i prodigi della sua risurrezione e pregando sempre a Maria Santissima che il contatto personale con Gesù risorto sia l'anima e la vita e della nostra preghiera. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.